Ciao a tutti amici di Crano Creations, ciao, ciao. Oggi siamo io, il buon Umberto e Davide di Fantamagus dal 94. Esatto. È stato per me un punto fondamentale di formazione ludica negli anni dell'università perché Fantamagus Romagna... Zona città studi. Zona città studi. Vicino alla facoltà di ingegneria, la statale. Allora, nel 94 dobbiamo considerare che siamo... Allora, avevamo un Dungeons and Dragons in mano alla TSR, che poi porca è fallita. Porca miseria! Neanche Wizard già... C'era Wizard, Hasbro non aveva ancora comprato i diritti, vendevamo le Magic, eravamo ai tempi delle Revised, da bordo nero, più o meno. Giochi da tavolo non ce n'erano. Non c'erano case editrici, ce n'erano almeno quelle che conosciamo oggi. Catan del 95. No, avevamo editrice giochi, vendevamo Risico e quattro giochi. Diciamo che il mercato era tenuto sicuramente dai giochi di carte e da tutti i giochi comunque di ruolo. Il gioco era visto ancora quello un po' per secchioni. Sicuramente negli anni i giochi si sono evoluti, si sono, e anche le stesse case editrici. Sicuramente la qualità è migliorata, è aumentato il numero. Sono aumentati anche i giocatori e sono diventati anche dei giocatori esigenti. Guardano come è fatta la carta, se telata, le miniature e stiamo vedendo anche un po' un'evoluzione. Incomincia anche il pubblico femminile perché fino a diciamo, ma 10 anni fa avevo soltanto uomini in negozio. Che uomini! Esatto. E poi un'altra cosa che sembra strano, noi abbiamo avuto una grossa evoluzione del gioco nel momento in cui hanno vietato il fumo nei locali. Faccio una serata a casa con gli amici e fumo quanto mi pare. Noi abbiamo visto niente. L'altra cosa è il costo, nel senso che è una forma di intrattenimento che oggi è diventata più economica e più conveniente rispetto ad altre forme di intrattenimento. Se io oggi vado al cinema, siamo in tre, sono 30 euro. Io con 30 euro mi ci compro un gioco. Che poi fa gioco una settimana, gioco la settimana dopo, e poi cambio, magari ci. Quello che però. Si vede fondamentalmente questa voglia appunto di giocare tra amici e di coinvolgere anche molte persone con tutta una serie di giochi di cui, torno a ripetere, voi siete stati comunque anche un po' i promotori. Adesso, bene o male, abbiamo tanti giochi che si aprono, 5 minuti e si possono giocare. Nomi in codice e poi un attimo che ti apri Endeavor. L'importante è sempre riuscire a capire qual è il gioco adatto a noi. In realtà non c'è il gioco più bello, c'è il gioco giusto. C'è il gioco più giusto per me. Dobbiamo capire. Qual è il miglior libro di Stiver & Young? Quindi noi proviamo i giochi, cerchiamo di capirli, cerchiamo di capire il giocatore quando viene in negozio che cosa desidera. Per noi è importantissimo che la casa editrice ci sia vicina, perché non si perdono informazioni quando invece magari in mezzo c'è una catena distributiva. In questi anni abbiamo visto anche da parte vostra comunque ci avete aiutato anche con tutta una serie di scatole demo che sembra una cosa normale, in realtà un po' di anni fa non era così, nessuno ti offriva scatole demo. Io oggi ho lasciato la nostra live, poi posso dirlo. Ma certo, faccio un po' di più. Allora, noi normalmente il lunedì col negozio facciamo una live. Questa live illustra sostanzialmente, brevemente, un po' le novità della settimana. Io oggi ho lasciato la mia live, ci sono i ragazzi per venire qui, esatto, perché ho detto, ma se vado lì, vado nel magazzino, io di cose qua intorno ne ho viste. E loro a questo punto che ritenevano nascoste non hanno potuto rifiutarsi. Che dici, Riccardo, facciamo vedere qualcosa. Iniziare dal più piccino che è The Potion. Qua passiamo da giochi in scatola a giochi in boccetta. Vedo che è un party game, è un 3-7. Assolutamente. Esatto. 8 anni in su. 10 minuti a partita. Okay. Allora, questo è uno scarabeo. Un funghetto e... una bottiglia di liquido verde. Quindi abbiamo questi tre token. In una certa quantità. E ci sono tre dadi customizzati. Il lancio dei dadi customizzati che cosa fa? Indicherà gli ingredienti round per round che i giocatori dovranno mettere nella propria mano, di concerto chiaramente, per poter creare la pozione. L'obiettivo è cercare di svuotare la propria mano di ingredienti. La mano si svuota solo se si punta quel tipo di ingrediente e si completa
la richiesta dei singoli dadi. Il secondo, stiamo ovviamente parlando dell'espansione per 5-6 giocatori di Sagrada, che contiene plancette nuove, queste bellissime mini plance che vanno a sostituire la riserva, vanno a sostituire la riserva pubblica. In realtà durante queste partite ci sarà una riserva di dadi personale. Uh-huh. Poi non sto lì troppo. Quindi sono le regole aggiuntive. Non entriamo. Sì, regole aggiuntive e moduli. Non entriamo troppo nel dettaglio. Ci sono nuovi dadi, sempre dello stesso colore, nuove vetrate e nuovi nuove carte favore. Nuovo formato di scatola. Nuovo formato di scatola, elegantissimo. Entra, entra nella handbag della vostra ragazza o del vostro ragazzo a seconda. In arrivo a breve anche questo. Sì, sì. Vai, vai tranquillo. Il terzo prodotto, grandissimo successo su Kickstarter, questo prodotto qui di fatto, ed è stato insomma, questo più o meno ritenuto... allora vedete che siamo più o meno vicini, comunque. Okay. quindi questo cosa vuol dire? Entro aprile parliamo di prodotti di Modena. Regolamento e guida tattica, chiaramente. Di cosa si tratta? Questo è un cooperativo asimmetrico, tutti i giocatori giocano in modo completamente diverso, con una companion app incredibile, per cui si installa sul proprio device e consente proprio di muoversi all'interno di un ambiente tridimensionale completo. Quindi sì, è un gioco da tavolo, ma la gestione del sottomarino è estremamente vicina alla gestione di un vero sottomarino. L'abbiamo provato, è una bomba discreta, completamente tradotto. L'app è già tutta in italiano, quindi quando la installate cliccate sulle opzioni italiano e mettete su italiano. Prima di salutare Davide lo lasciamo con qualche piccola anticipazione, sempre 2019, che lo lasciamo proviamo. Ma 2019. Ah, attenzione! Mi è sembrato di sì, sapere che è in previsione l'espansione di Trudy Ellis. Oh, sì. E che cosa aggiungerà? Ma noi pensavamo che aggiungesse solo carte, ma e invece poi no, la scatola è un po' più grande. Una roba prevista per Essen, quindi per Lucca, lato Italia. Sì, per Lucca. Quindi si parlerà di ottobre-novembre. Diciamo che c'è una espansione mistica in arrivo. Vabbè. E tante altre cose di cui parleremo magari le prossime volte che verrai a trovarci o che verremo noi a trovarti quando volete. Io ci sarò, soprattutto se avete cose nuove da presentare. Grazie per averci seguiti. Seguite ovviamente la diretta anche di Fantamagus. Grazie. Cliccando qua sotto o qua sopra o ai lati, a seconda di dove poi Roberto, che salutiamo dalla regia, deciderà di piazzare questo video. Ci risentiamo la prossima volta e buon gioco a tutti. Ciao, 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 ciao.